Oggigiorno esistono migliaia di tipologie di bacchette, da quelle più piccole, quelle più fini, quelle da bambini, quelle lunghissime, quelle da giganti, quelle con la punta a ottagono, non lo so, sparo a caso, ma è difficile riuscire a trovare una bacchetta che veramente diciamo ok, questa è la mia bacchetta, perché in realtà le bacchette sono secondo me la cosa più importante che ci sia per un batterista, perché il batterista si esprime, è vero, tramite i tamburi, i piatti, i pedali, eccetera eccetera, ma quello che utilizza per suonare, quello che ha in mano, sono le bacchette, e sono le bacchette che ci fanno sentire potenti, ci fanno sentire tranquilli, ci fanno sentire fighi anche alla batteria. Quindi oggi voglio darvi un po' di aspetti sia oggettivi sia soggettivi per poter trovare veramente la bacchetta giusta, la bacchetta fatta bene e la bacchetta quindi perfetta per noi. Per questo video utilizzerò 4 tipologie di bacchette di casa Lantec che mi ha mandato a Ramini, che ringrazio tantissimo. Lantec è un marchio completamente italiano che tra l'altro ho utilizzato anche per un bel po' e mi trovo molto bene. Voglio utilizzare delle bacchette che sono le 5A, le 5B, le 2B e le Latin Jazz, lo chiamano le Latin Jazz, che sono queste qua, a vederle così sono più piccole, quindi direi simil 7A, poi vediamo bene. Ma allora prendo queste 4 bacchette, diciamo abbastanza standard, per darvi un po' di consigli nel momento in cui dovete andare a scegliere le vostre bacchette. A cosa dovete stare attenti? Prima cosa in modo oggettivo, quindi per capire che le bacchette siano fatte veramente bene, e successivamente proprio per questioni personali. I punti che andrò a trattare sono 5 e vado a sviscerarne, a snocciolarne uno per uno. Per il primo mi serve il tavolino, che vado a prenderlo perché tanto ce l'ho lì, l'ho già messo in posizione, ricordandovi che qui sotto in descrizione avete comunque tutte le tipologie di bacchette di cui parlo oggi e anche altre, così almeno potete farvi un giro sul sito di Lantec, così almeno scoprite tutto il mondo Lantec e soprattutto scoprite anche tutte le varie tipologie di bacchette. Prendo il tavolino direi batteristico, che è quello mio solito. Allora devo girarlo così per fare questa prova, lo vedete anche di qua, magari metto a fuoco. La prima prova oggettiva che dovete fare per capire se delle bacchette vanno veramente bene o no, e sembra una prova stupida ma non lo è, mi è capitato molte volte di trovare delle bacchette storte, perché la prima prova è quella della drittezza. Non so assolutamente come dirlo in modo più bello, quindi ho deciso di dire così: drittezza, tavolo, o comunque non per forza un tavolo, basta che ci sia una superficie liscia. E la cosa da fare è andare a prendere la bacchetta, posizionarla sulla superficie liscia e lasciare andare la bacchetta. Ovviamente fatelo sempre con tutte e due i paio di bacchette. Perché questo? Perché come potete vedere gira normalmente, rotola normalmente. Ma non è una cosa per niente scontata questa. Questo, se gira bene, se rotola bene, è sintomo di buona bacchetta. Altre bacchette, soprattutto quelle più economiche, ma non è detto, anche altre bacchette di altri marchi, vedrete che fanno un po' di ondine, quando anche minime, ma un po' di ondine. Questo significa che la bacchetta non è perfettamente dritta. Quindi quel marchio, quella bacchetta, non è da... Oh. Non è da utilizzare. Adesso proviamo alcune. Quindi Latin Jazz, vediamo un po'. 5B, vai. Perfetta. Ok, molto bene. Quindi qualità Lantec, lato drittezza, direi che ci siamo. Ora possiamo passare al secondo step. Appurato che le bacchette sono perfettamente dritte, prendetevi un pad. Questa cosa sembra molto lunga, nel senso ok, guarda che siano dritte, poi prendi un pad, fai una cosa, poi spostati la batteria, fai l'altra, ma in realtà è una cosa super semplice da fare, che può fare chiunque, e soprattutto è una cosa importante perché state scegliendo le bacchette che utilizzerete per tanto tempo. Quindi pigliate il pad, io lo devo microfonare, ma voi no, perché ovviamente lo sentite con le vostre orecchie, ma io sono obbligato a microfonarlo, se no non sentite niente. E quello che c'è da fare adesso è andare a scegliere il diametro. Vi consiglio di non sceglierlo
sulla batteria, il diametro delle vostre bacchette, perché sulla batteria è tutto poi bello, sì, figata, queste sono potenti, voi provate le altre, sì, belle, queste sono potenti, quelle belle, queste sono potenti, e quindi non capite bene la questione tra una bacchetta e l'altra. Invece su pad è tutto un po' più asettico e quindi avete la possibilità di capire bene le differenze tra una e l'altra. Quindi io andrei a provare subito delle 5A, magari me le metto qua così almeno sono a posto. Queste sono le 5B, le provo dopo, mettiamogli il cosino, dov'è? Eccolo qua, 5A. Allora proviamo le 5A normali, vai! Ah! Ma c'hanno un controllo pazzesco. Hanno più controllo rispetto alle 5A solite. Adesso passiamo subito a delle 5B, che di solito sono quelle con cui io mi trovo meglio, vediamo. Allora, il controllo di queste bacchette è fighissimo, stanno molto bene in mano, ma di questo poi ne parleremo dopo, e hanno una potenza pazzesca, sembrano molto pesanti, nonostante non siano così pesanti in realtà, quindi la sensazione di avere delle bacchette pesanti in mano e delle bacchette potenti, per quanto mi riguarda è una cosa positiva, se poi non sono veramente pesanti, se prendo delle marching band sono pesanti e non ci posso suonare perché rischio di farci del male, di farmi del male. Queste danno la sensazione di essere belle pesanti, belle toste, ma non lo sono, quindi potenza sulla batteria senza in realtà fare fatica veramente. Adesso, forse avrei dovuto provare prima le 7A, ma vabbè, le Latin Jazz, che credo in realtà siano simili 7A, proviamo un po'. Mamma mia, è impressionante questa cosa. È impressionante il controllo che si ha con queste bacchette. Sono le 7A migliori che abbia mai provato, perché si sente che sono delle 7A, adesso le chiamo così, Latin Jazz, scusate, ma sono... È come suonare una bacchetta più grande suonando una bacchetta più piccola, non so come spiegarlo, ma hai molto più controllo rispetto alle bacchette più piccole solite. Adesso andiamo a vedere le 2B, queste mazze che però non sono così pesanti, penso che il peso sia più o meno uguale alle 5B. Mamma mia, il controllo. Allora, il controllo di Lantec è impressionante ed è migliorato tantissimo rispetto a quando le utilizzavo già io, che erano una bomba. Mamma mia. Voglio provare sulla batteria, quindi allora la questione è pad per capire la dimensione delle bacchette, perché almeno avete la verità delle vostre bacchette su pad. Successivamente, dopo aver capito qual è quella che vi piace di più, provatela sulla batteria, capite bene se è il diametro che volete, e successivamente passate al passo successivo andando alla batteria. Numero 3, questione peso. Allora, il peso della bacchetta è una cosa sia oggettiva sia soggettiva, perché oggettivamente le bacchette, prendiamo ad esempio le 5A come per partire, devono pesare uguali. Uguali non vuol dire che devono avere lo stesso identico peso, ma devono essere il più possibile simili. Ci sono delle bacchette che accoppiate tante volte pesano magari 6-7 grammi, ci sono 6-7 grammi di differenza, e questo è un problema, anche di più a volte. Ho scelto di parlare di queste bacchette perché queste bacchette penso siano le uniche ad avere il peso scritto direttamente proprio sulla bacchetta, quindi in questo caso 51 grammi, e effettivamente la cosa che sento nel momento in cui vado a prenderle in mano è che non sento degli scompensi. Questa cosa del peso
vi dicevo, è una cosa sia oggettiva sia soggettiva, perché oggettivamente devono essere uguali, soggettivamente devono insieme al diametro farci sentire bene nel momento in cui suoniamo. Per questo vi dicevo, il diametro cominciate a vederlo su pad e successivamente spostatevi sulla batteria per vedere proprio se siete a posto. Quindi questo insieme al peso ci darà una buona idea della bacchetta, o almeno la tipologia di bacchetta che vogliamo. Quindi anche qua partiamo con le 5A e facciamoci un giro. Le suono tutte, poi commento. Dico niente, poso per terra e vado a quelle dopo. No, queste sono troppo grandi. Avevamo provato le 2B se non sbaglio. Poso e vado avanti. Latin jazz. Queste ho anche abbassato un po' perché si utilizzano anche con una dinamica più bassa. Andiamo con le mazze, 2B. Ok, comune denominatore hanno sempre quella cosa del controllo che è impressionante. È veramente impressionante il controllo di queste bacchette anche sulla batteria. Devo dire che per quanto mi riguarda quelle con cui mi sono trovato meglio sono le 5B. 5B che vado a cercare il talloncino per farvi vedere anche il peso. Ecco qua, il talloncino delle 5B è questo qui, hanno peso 54 grammi e queste sono quelle con cui mi sono trovato meglio per quello che devo suonare io. Come avete visto, in base alle bacchette che prendevo in mano, comunque mi veniva da suonare una cosa diversa. Quindi 5A, normale, standard, quindi rock fancheggiante. 5B, più rock, quindi più potenza. 7, no scusate, Latin Jazz, chiamiamolo come vanno chiamate. Ho provato all'inizio a suonare un groove normale, veniva comunque anche con quelle, c'è questa cosa del controllo nonostante siano piccole che è molto figo. Poi ho provato, ho detto vabbè aspetta, però Latin Jazz proviamo anche un attimino di dinamica più basso, per quanto io non sia bravo a fare Latin Jazz, però mi sono trovato bene perché nonostante sia andato giù di dinamica quel controllo c'era lo stesso. Per quanto riguarda le 2A non è vero, perché le Latin Jazz invece come peso avevano 41 mi sembra, dov'è? Qui mi sa. Ah eccoli qua, 43 grammi, sì. Queste qua sono le Latin Jazz, spero metta a fuoco. E infine le 2B, che sono delle belle mazze, devo dire. Però comunque come peso sono sempre 54 grammi, quindi lo stesso identico peso delle 5B.
Per quanto riguarda le 2B sono molto belle, sono un po' più faticose da utilizzare, non per il peso perché è lo stesso, ma perché sono proprio un po' più grandi. Quindi mi piace che l'Antec abbia deciso di non aumentare il peso delle 2B perché altrimenti sarebbero diventate veramente troppo, però queste qui da utilizzare per generi dove comunque ci va tanta botta e non si va troppo veloce, allora bomba, super bomba le 2B. Però per quanto mi riguarda le 5B, le 5A e le 5B diciamo sono quelle che mi sono piaciute di più. Se devo scegliere proprio, scegliere le 5B, ma farei poi una provina con delle bacchette tra 5A e 5B. Adesso andiamo alla questione dopo, e cioè il suono. Per quanto mi riguarda il suono, l'abbiamo definito un pochettino già adesso guardando il peso e la tipologia di groove o la tipologia di cosa che andavo a suonare, ma per quanto riguarda il suono secondo me c'è una prova da fare, perché alla fine suonano un po' di più, un po' di meno le bacchette, ma come volume dico, ma secondo me la prova veramente da fare è sul ride. Quindi voi prendete le vostre 5A di nuovo, perché voglio partire sempre dalle 5A, e andiamo a provare tutte queste bacchette sul ride per capire le differenze. Anche qui le sentiamo tutte e poi ne parliamo. 5B, dove sono? 1 e 2. La differenza direi che si sente. Andiamo con le Latin Jazz, con questa punticina molto più piccola. Guardate qui la punta delle Latin Jazz, molto molto più piccola. Queste super super dinamiche, e alla fine le 2B che, mamma mia che potenza, come potete sentire la differenza è a parità di ride, che era sempre quello, non l'ho mai cambiato, la differenza di suono è pazzesca. Non è la differenza che si può sentire su un tom. Se vado a prendere quella più piccola che ho con quella più grande che ho, è più difficile, si sente la differenza di suonabilità, questo certo, tra quando vado a suonare il tom con una 2B o con una Latin Jazz, ma la differenza vera per provare il suono si fa, secondo me, sul ride e volendo sul Charleston. Però sentite che anche qua, tra la più grande e la più piccola, non si percepisce la stessa differenza che si è percepita sul ride. Quindi, in questo caso, mi piace forse più la 5A, ha un suono più standard, la 5B è già un po' più... vai, suona forte, però per in questo caso appunto super soggettivo, perché ad esempio anche il suono della Latin Jazz un po' più squillantino, ops, ho fatto il dito, volevo dire un po' più squillantino, non è per niente male. Quindi questa è la quarta cosa da fare. La quinta cosa, perché ormai la bacchetta l'abbiamo scelta quando siamo arrivati qua, è decidere
come la vogliamo questa bacchetta? Perché allora, tutte queste cose dove diciamo allora il diametro così, poi facciamo così, poi la punta, questo è il suono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la verità è che una bacchetta, nel momento in cui la scegliamo, deve essere bella. Perché se suoniamo con la stessa bacchetta, ma brutta e bella, la suoniamo in modo diverso, la suoniamo anche con una voglia diversa. Quindi, dato che mi sono arrivate anche alcune tipologie di bacchette uguali ma diverse, vi voglio far vedere quante tipologie di bacchette dà l'Antec a disposizione per la scelta. Perché noi allora prendiamo le 5B, vi faccio l'esempio con le 5B, poi esiste per tutto, per tutte le tipologie di bacchette questa cosa. Magari prendiamole le 5B, troviamo le giuste, dove sono? Qui. Noi abbiamo le Natural, che sono delle bacchette sono normali. A me sono sempre piaciute molto, devo dire, le Natural, perché per me sono la bacchetta, se io la penso color legno completamente. Queste hanno una doppia verniciatura per tutta la questione di resistenza soprattutto, e poi la cosa importante, come avete visto anche da questi talloncini qua, è che vengono accoppiate a mano in base al peso e al suono. Quindi al suono che fa ogni bacchetta su pad, perché non è detto che lo stesso peso voglia dire dello stesso suono nel momento in cui viene suonata una bacchetta su pad, e vengono accoppiate in questo modo, e devo dire che sono delle bacchette che a me sono sempre piaciute, le Natural. Volendo, ci sono in realtà due tipologie di bacchette sono queste due qua, che sono quelle più scure, cioè in palissandro, o quelle blu, molto belle, molto gas tube queste, devo dire, come bacchette, che sono delle bacchette, adesso le sentivo un attimo, perché pensavo fossero uguali, al tatto devo dire che non sembrano proprio identiche. Questa è una cosa positiva, perché vuol dire che abbiamo più possibilità. Allora, queste, le Natural, mi sembra stiano abbastanza bene in mano. Queste mi sembrano un filino più lisce rispetto a quelle Natural. Quindi, per quanto mi riguarda, anche qui super soggettivo, probabilmente queste potrebbero scivolarmi un po' di più. Poi, adesso proviamo un attimo. No, non è vero, perché nel momento in cui c'è un po' di sudore, queste appiccicano, sembra che appiccicano proprio un po', e in più comunque ho letto che queste qua sono fatte in una vernice che non lascia segni. Questo è importantissimo, perché altrimenti andiamo a suonare sul piatto, magari così ci lascia il segno sul piatto, non nel massimo. Quelle blu invece, quelle blu anche abbastanza simili, devo dire, molto belle. Queste sono molto belle e all'occhio devo dire che piace. Proviamole. Belle, queste comunque quando le suoni te ne accorgi. Queste, ecco, devo dire che per quanto le altre non abbiano perso colore, cioè si vedono i segni, ma il colore è rimasto lì, queste devo dire che hanno perso un pochettino di colore. Quindi tra le due forse, anche se queste mi piacciono molto di più, queste le preferisco perché rimangono lì. E poi infine ce n'è un'altra tipologia bianca, che però sono proprio delle bacchette diverse, perché hanno tipo l'anti-grip, quindi è tutto molto zigrinato. Poi zigrinato non è una parola che mi viene molto bene da dire, come si dice? Proprio c'è un grippante, non so come si chiami, però con queste bacchette hai sicuramente più grip, perché non si muovono. Ok,
Ok, allora, sicuramente se qualcuno ha problemi, diciamo, a riuscire a tenere le bacchette in mano, ha bisogno di più grip, queste sono perfette. Quindi magari problemi di sudore eccessivo alle mani, eccetera. Queste sicuramente danno una grandissima mano. Per quanto mi riguarda, io preferisco comunque o le Natural o queste qua in palissandro, perché mi piacciono molto da vedere e mi sento molto 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 bene quando le suono. Anche quelle blu, ma per quella cavolatina della vernice che è saltata un po', preferirei queste. Molto bene, spero che questi 5 step vi siano stati utili e soprattutto vi siano utili da adesso in avanti per trovare le vostre bacchette proprio del cuore, quelle che utilizzerete da adesso in avanti. Devo dire che quelle che ho utilizzato oggi, cioè le Lantec, in generale tutte sono di una fattura, quindi questione oggettiva di come sono fatte le bacchette, sono fatte benissimo, e questione direi sia oggettiva che soggettiva, perché anche proprio oggettivamente sono delle bacchette che hanno un controllo impressionante. Per quanto riguarda il controllo, e per me è importantissimo il controllo delle bacchette sullo strumento mentre suoniamo, sono forse le bacchette con più controllo rispetto a tutte quelle che ho provato finora, perché sono proprio quelle bacchette che ti senti in mano e dici: cacchio, queste bacchette stanno con me, nel senso suonano insieme a me, non sono io che devo suonare con loro, ma suoniamo insieme. Non è una cosa strana, sembra una cosa un po' assurda da dire, ma è questa la sensazione. Quindi ottimo prodotto Lantec, veramente ottimi prodotti Lantec. Se devo dare le mie preferite, probabilmente per quello che suono io andrei su 5B, o comunque mi piacerebbe provare, dato che con Lantec comunque ci sono una marea di modelli, mi piacerebbe provare poi quelle tra 5A e 5B, che potrebbero essere molto interessanti. Tra l'altro loro ne fanno un modello proprio anche preciso per il rock, quindi potrebbe essere quello il modello giusto. Quello che vi consiglio è di non partire da milioni di tipologie di bacchette, partite dalle standard, anche come ho fatto io oggi, e poi andate a capire il range di bacchette che vi piacciono, ad esempio io tra 5A e 5B, e lì in mezzo andate poi a provare altre tipologie di bacchette, così almeno andate sempre a togliere, togliere, togliere finché arrivate alla bacchetta perfetta per voi. Quindi con questo io voglio ringraziare ancora Lantec e Aramini per avermi mandato queste bacchette qua. Qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è la vostra bacchetta preferita. Iscrivetevi al canale, CorsicaTube se vi piace il mio modo di spiegare qui sotto in descrizione. Mi piace, condividete, fate cose. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!